Allora, per chi si fosse perso dei pezzi, ieri ho letto un brano dei Promessi Sposi e poi ho detto che Manzoni non lo sopporto, così come non sopporto Pirandello. M'avete inondato di domande su queste antipatie. Allora, Pirandello e Manzoni non hanno niente in comune se non la mia antipatia, l'essere accomunati dal fatto che io non li sopporto. Perché non li sopporto? Perché nel corso della vita mi è capitato di studiare storie di donne. E lavorando alle storie di donne mi sono comparsi questi uomini. Nello specifico, qualche anno fa, scrivendo Storia della Buonanotte per bambine ribelli, quello tutto dedicato alle donne italiane, fra le donne che avevamo scelto di inserire io e Mariella c'era Cristina Trivulzio di Belgioioso. Io conoscevo la storia di Cristina Trivulzio di Belgioioso, ma non conoscevo alcuni aneddoti legati alla sua amicizia, diciamo, con Manzoni. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Cominciamo da questa statua. Questa statua si trova a Milano. Raffigura Cristina Trivulzio di Belgioioso in una posa molto forte, molto volitiva. Cristina Trivulzio di Belgioioso dà le spalle alla casa di Manzoni, che è quella che dovreste vedere sullo sfondo. Cristina Trivulzio di Belgioioso, nobildonna milanese molto ricca, che nasce nei primi dell'Ottocento. Già quando è ragazzina dimostra di avere un certo carattere perché rifiuta di sposare l'uomo che le è stato assegnato in sorte e invece sposa chi dice lei, uomo che poi lascerà per una serie di tradimenti. È una donna molto moderna da questo punto di vista. Comunque, Cristina Trivulzio di Belgioioso appoggia, sostiene le idee dei patrioti e dei rivoluzionari italiani che vogliono liberare l'Italia dalla dominazione austriaca e costruire un regno d'Italia. E come fa? Mette a disposizione quello che ha, le proprie ricchezze. Questo la rende ancora più invisa alla società, aristocratica, perché non è la poveretta che vuole fare la rivoluzione, è una donna estremamente ricca che ha abbracciato degli ideali e vuole fare la rivoluzione. Come lo fa? Sostenendo, chi lotta per l'unità d'Italia, creando delle riviste, creando dei circoli di intellettuali per diffondere l'idea dell'unità d'Italia. Tant'è che deve scappare dall'Italia, viaggia per l'Europa, proprio per le sue idee, viaggia per l'Europa. Alla fine, si stanzia a Parigi. A Parigi, continua la sua lotta per cercare di diffondere, per cercare di creare l'identità italiana. Quando torna a... Ok, aspettate. Io ovviamente riassumo moltissimo, poi cercatevela. Quando torna in Italia, Cristina Trivulzio di Belgioioso è ancora più malvista di come era prima, perché è tornata anche con una figlia di cui non vuole rivelare il padre. Quindi è una reietta dell'aristocrazia italiana. Gliene frega qualcosa a Cristina Trivulzio, non gliene frega niente. E infatti decide di prendere le sue proprietà, le sue terre, ricchissima, ve l'ho già detto, e di creare degli asili per i bambini delle classi meno abbienti, per i bambini che non studiavano, che non avevano la possibilità di studiare, per i poveri. Quindi i bambini, figli degli agricoltori che non studiavano, lei crea degli asili. Non solo, ha anche l'idea di creare delle nursery per le donne che hanno dei bambini da piccoli da tenere. Dopo aver creato queste scuole, questi asili, anche degli ospedali, farà anche l'infermiera, cioè è veramente una donna eccezionale. Cristina Trivulzio di Belgioioso si rivolge a chi ha ai nobili intorno a lei, quindi chiede di mettere a disposizione anche le loro terre. Celeberrima è la risposta di Manzoni, che rispose a Cristina Trivulzio di Belgioioso: ma se i figli dei contadini vanno a scuola, chi è che coltiverà le nostre terre? L'antipatia di Manzoni nei confronti di questa donna, che era venuta meno a tutti i ruoli che le erano stati assegnati, il primo quello di principessa, quindi aristocratico, il primo quello di donna, si era messa a scrivere questa, si era messa a dirigere dei giornali. È talmente tanta l'antipatia di quest'uomo che impedisce a Cristina Trivulzio di Belgioioso di salutare Giulia Beccaria. Giulia Beccaria, madre di Manzoni. Quando Giulia Beccaria è in fin di vita, Cristina Trivulzio di Belgioioso esprime il desiderio di dare l'ultimo saluto all'amica. Manzoni non la fa entrare, le dice che non è ben vista per quello che ha fatto, per il fatto che sia una donna senza un uomo e una figlia, perché ha abbracciato le idee dei poveracci e perché ha portato a studiare i bambini che invece gli dovevano arare i campi. Ora, che Manzoni fosse un po' classista, un po' snob, un po' elitario, si capiva anche dai Promessi Sposi, dove comunque i poveri li guarda così, dall'alto in basso.
Però devo dire che questo aneddoto me lo rende particolarmente antipatico a fronte del fatto che stimo molto Cristina Tiburzo di Belgiojoso. Questo mi impedisce di apprezzare alcune cose che ha scritto Manzoni? No, fortunatamente sono capace, tant'è che ieri vi ho letto un brano di Manzoni. Non si può continuare ad amare l'opera di un uomo pur riconoscendogli la miseria umana. Stessa cosa vale per Pirandello. Pirandello invece ha cominciato a starmi antipatico quando ho studiato più da vicino la storia di Grazia Deledda. Grazia Deledda è un'eroina nel vero senso della parola, nel senso che parte senza nulla, è proprio l'esatto opposto di Cristina Tiburzo di Belgiojoso, parte con tutto contro, non c'è una cosa che la sostenga. Il luogo dove nasce nella Barbagia, nasce in Sardegna, quindi un luogo isolato, la famiglia, povera. Che non solo è povera, ma che da lei non si aspetta niente, anzi la osteggia in tutti i modi. Grazia Deledda fa i primi 4 anni delle elementari, poi non potendo più studiare, rifà i primi 4 anni delle elementari, perché è assetata di sapere, ma non le è concesso studiare. Questa donna che ha tutto contro riesce a scrivere, riesce ad arrivare a vincere un Nobel per la letteratura. È veramente un'eroina, Grazia Deledda, una donna fortissima. Dicevamo, Grazia Deledda ha tutto veramente contro, non solo le condizioni socio-economiche, ma anche il fatto che viene presa in giro, cioè quando si scopre che questa ragazzina nel posto in cui vive vuole fare la scrittrice, immaginatevi come possa essere recepita questa sua attitudine, questa sua volontà, come Cristina Trivulzio che vuole fare la rivoluzionaria. Però Grazia Deledda è veramente forse una delle donne più forti che sia capitato di incrociare. Grazia Deledda non molla, non molla, continua a scrivere. A un certo punto conosce un uomo che si chiama Palmiro Madesani. Con quest'uomo va a vivere a Roma. Cosa succede? Che quest'uomo decide di sostenere in tutto e per tutto la moglie, quindi di dedicare tutte le sue energie affinché la moglie riesca a scrivere, riesca a emergere. Diventa quindi un po' il suo agente e fa quello che hanno fatto le donne rispetto a un uomo geniale che avevano accanto, quindi fa il grande uomo dietro la grande donna, sceglie di impegnarsi affinché Grazia Deledda possa realizzare il proprio sogno. Sono una coppia molto felice, una coppia dove c'è una grande armonia. E arriviamo a Pirandello. Dicevo, hanno una storia particolarmente felice, proprio perché probabilmente non c'è quella rigidità nel rispetto dei ruoli di genere, trovano il loro equilibrio, cosa che non possiamo dire di Pirandello, che invece ha una vita matrimoniale molto infelice. Ma cacchi loro, quello che succede è che Pirandello inizia a sfottere Grazia Deledda e Palmiro Madesani perché sono una coppia anomala, sono una coppia che non gli torna, lui fa la femmina. Quindi prende in giro Grazia Deledda e che si è trovata questo marito che fa la femmina. Ma non si limita a prendere in giro Grazia Deledda, scrive un libro. Nel 1911 Pirandello scrive Suo marito. Suo marito è un libro che ha avuto questa grande fortuna, ma nel quale prende in giro Grazia Deledda e quella femmina che si è trovata come marito, quindi Palmiro Madesani. Cioè, immaginatevelo, non è semplicemente prendere in giro. Cioè, questo si mette e scrive un libro per sfottere, per fare dell'ironia su una coppia, su una collega, che chiaramente non reputerà collega, e suo marito. Cioè, scrive un'opera per prenderli in giro pubblicamente. Grazia Deledda, che non doveva essere, cioè del resto è riuscita ad arrivare dove è arrivata, non la prende benissimo, tant'è che si opporrà per diversi anni al Nobel a Pirandello. No, Pirandello poi avrà il Nobel dopo la morte di Grazia Deledda. Grazia Deledda l'aveva vinto e quindi aveva il potere di porre un veto nei confronti dell'assegnazione a Pirandello. Quindi, dalle storie di alcune donne derivano le antipatie verso alcuni uomini. Parlato molto, sì, oggi la rubrica forse non tutti sanno che, e ora mi metto a lavorare. Mua. Sono messa a lavorare, ma mi è venuto in mente che dovevo aggiungere una cosa che non avevo detto, cioè che Pirandello chiamava il marito di Grazia Deledda, Palmiro Madesani, Grazio Deledda.